Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, figlio di avvocati, il padre Massimo, un avvocato penalista, era di Avellino, mentre la madre Maria Cristina di Nocera è di Napoli. Si diploma presso il Liceo Classico Umberto I di Napoli. Nel 1998 si laurea in giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. In seguito, lavora come assistente di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Salerno. Nel 1996, a 23 anni, partecipa al programma Beato tra le donne, condotto da Paolo Bonolis. Si presentò con il nome di Axel Preziosi e non solo vinse la puntata a cui partecipò, ma arrivò anche a un passo dalla vittoria del titolo di Beatissimo nella puntata finale, perdendo però all'ultima votazione contro Raffaello Zanieri. Alessandro Preziosi racconta in un'intervista rilasciata a OK Salute e Benessere di quel terribile periodo che ha segnato la sua esistenza, fatta di alti e bassi, tra grandi successi lavorativi e una brutta malattia da sconfiggere mentre faceva parte del cast di Elisa di Rivombrosa. Il suo racconto è davvero straziante e ha lasciato i lettori senza parole, rimasti pietrificati di fronte alla sua esperienza. È successo nel 2002, mentre giravamo Elisa di Rivombrosa. Di colpo ho cominciato ad avere febbre e mal di testa, a sentirmi debole. Dava tutta l'aria di essere un'influenza, solo che il mercurio del termometro non scendeva mai. Peraltro era estate, ed ero costretto a girare con costumi d'epoca particolarmente pesanti. Faceva caldo e io sudavo freddo. Una fatica enorme. Racconta che avrebbero potuto sospendere le riprese, ma lui non aveva intenzione di farlo. Non ci pensavo nemmeno. Non volevo assolutamente cedere alla debolezza. Mi dicevo, passerà. E invece non passava. Quel periodo è stato davvero difficile sia dal punto di vista fisico che psicologico. La malattia l'ha cambiato anche dal punto di vista estetico, visto che ha perso moltissimi chili. Ero dimagrito 7 chili, mi sentivo spossato. Devo dire che tutta la produzione della fiction è stata vicina. Capivano la mia sofferenza, lo sforzo e la concentrazione che mettevo per dosare le energie. Ma più passava il tempo, più apparivo terrorizzato. Non si capiva che cosa avessi. Poi ho iniziato a pensare al peggio. Spiega.